Oli usati, il primato circolare dell'Italia in Europa. Materiali green, il 2022 è l'anno internazionale del vetro. Buco dell'ozono 2021, tra i più longevi mai registrati. Italia eccellenza europea nella fiera dell'olio minerale usato, dalla raccolta alla rigenerazione, grazie all'esperienza del CONOU. Ecco i numeri. A fronte dell'immesso al consumo nel mercato europeo, in media in un anno di oltre 4,3 milioni di tonnellate di olio lubrificante vergine, l'olio usato raccoglibile è di circa 2 milioni e 100 mila tonnellate, mentre il raccolto è pari all'88% del raccoglibile. In Italia è del 99%. Nel vecchio continente poi si avvia a rigenerazione una quota pari al 60% del raccolto, mentre in Italia si arriva circa al 98-99%. L'Europa si sta dando degli obiettivi di rigenerare il 70% dell'olio raccoglibile. Loro attualmente rigenerano solo il 60% e raccolgono anche meno di noi. Noi quindi siamo l'eccellenza in questo settore. Però io credo che questa eccellenza sia importante, sia anche un esempio, un paradigma. Perché se vogliamo vincere la battaglia del clima, dobbiamo andare verso l'economia circolare, diffusa. La battaglia del clima si vince recuperando le risorse dai rifiuti, quali che siano. E questa è la battaglia da vincere. Il CONOU è un esempio riuscito di questo. Il modello circolare del CONOU ha consentito solo nel 2020 un risparmio economico sulle importazioni di petrolio pari a 73 milioni di euro, grazie al recupero della risorsa rifiuto di nuove basi lubrificanti, bitumi e gasoli. Vantaggi economici, ma non solo. Quando il consorzio ha cominciato tanti anni fa, il tema era sentito. Allora si buttava l'olio usato nei tombini. Quindi è importante raccogliere l'olio. È importante, noi lo facciamo, noi raccogliamo anche qui sostanzialmente il 100% dell'olio raccoglibile, non c'è quasi niente che ci sfugge. I nostri raccoglitori vanno in cima alla montagna o nell'ultima isola a recuperare l'ultima goccia di olio. E questa è la battaglia quotidiana che i nostri raccoglitori fanno tutti i giorni. Se l'olio venisse disperso in mare, venisse disperso nei fiumi, farebbe, diciamo, un inquinamento terribile, distruggerebbe flora e fauna. Se tutto l'olio che noi abbiamo raccolto in questi quasi 40 anni di attività fosse stato disperso in mare, avremmo inquinato una superficie più grande di due volte il Mar Mediterraneo. Il 2022 è l'anno internazionale del vetro, lo ha stabilito l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una scelta che dà il via ad un anno importante per tutta la filiera del vetro, un materiale antico ma che sa interpretare tutte le sfide della modernità, da quelle ambientali a quelle tecnologiche. Per Assovetro, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro aderente a Confindustria, si tratta di un'occasione unica per sostenere la promozione del vetro e in particolare di tutta l'industria, in un anno in cui cade anche il 75° anniversario della fondazione dell'associazione. Analogamente alla stagione dell'anno precedente, il buco dell'ozono del 2021 è stato uno dei più ampi e longevi mai registrati, giungendo a chiusura in un tempo del 95% superiore rispetto a tutti i buchi dell'ozono monitorati dal 1979. Lo riferiscono gli scienziati del servizio di monitoraggio dell'atmosfera Copernicus. Gli esperti spiegano che entrambi i buchi dell'ozono antartico del 2020 e del 2021 sono stati piuttosto ampi ed eccezionalmente duraturi, ma che questi due episodi non sono un indicatore del fatto che il protocollo di Montreal non stia funzionando, in quanto senza di esso sarebbero stati ancora più estesi. Il protocollo di Montreal, firmato nel 1978, è uno dei più accreditati accordi di intervento climatico posti in essere per proteggere lo strato di ozono. Il protocollo vieta le sostanze chimiche nocive collegate alla distruzione e all'impoverimento dello strato di ozono. Grazie al protocollo di Montreal, le concentrazioni di queste sostanze chimiche stanno lentamente diminuendo. Tuttavia, a causa della loro durata di vita prolungata, saranno necessari ancora circa 4 decenni affinché lo strato di ozono si ripristini completamente.